Andiamo a Villa Grande. Garbini ha solamente ammesso, anzi, dichiarato, che questa brocca è stata scritta con caratteri Peleset, cioè filistei. Garbini per filistei dappertutto. Ecco, Garbini è colui che ha, siccome cocci ostelli di questo tipo ce n'è in tutto il Mediterraneo, compreso il territorio romano, Garbini ha pensato di escogitare questa teoria, che personalmente non approvo. Lui dice che probabilmente per 2 secoli consecutivi c'è stata una talassocrazia Peleset in tutto il Mediterraneo, per cui occuparono un po' qua, un po' là e per cui lasciarono i loro cosi. Oh, è la prima volta che uno studioso dice che quei documenti appartengono a Filistei e non agli abitatori del posto, non agli Etruschi, non ai Sardi, non ai Romani, eccetera. Filistei sui quali però non si è saputo dire nulla. Io stasera sto venendo qui per tentare di spiegare ancora una volta che questi Filistei in realtà era un popolo strano. Non dico che fossero sardi. Io ho spiegato qualcosa sul loro copricapo, ho spiegato la loro etimologia dalla quale non mi ritraggo, però questi Filistei si deve dimostrare chi erano, finora non si è capito nulla. È inutile dire che Amos e un altro testo della Bibbia che ora mi sfugge dicano che provenivano da Creta, da Keftiu, eccetera. Sarà vero o non sarà vero? Perché la Bibbia più di una volta, non dico che abbia mentito, cioè coloro che scrivevano quei testi andavano così a braccio per tradizione, ma non sempre azzeccavano, ecco. Perciò anche il profeta Amos, può darsi che abbia preso delle cantonate. Fatto sta, di questi Filistei non si sa nulla se non quello, gli episodi di Sansone, eccetera, eccetera, che poi alla fine scomparvero, eccetera, eccetera. Cioè si sanno queste cose, ma chi erano in origine? Erano, sembrerebbe, uno dei popoli del mare, i quali conquistarono tutta la striscia della Cananea, cominciando dall'attuale Gaza, per continuare verso Israele. Però si capisce, si intuisce questo, che i popoli del mare, nel momento che sbarcarono e conquistarono quei luoghi, si suddivisero chiaramente le zone, io qua, tu là, eccetera. Si pensa che, per esempio, gli Sciardana, propriamente detti, occupassero principalmente il promontorio del Carmelo, per esempio, che sta a nord di Israele attualmente, e così via. Ma io insisto nella mia tesi, io ho tradotto come ho tradotto, cioè i Filistei sono i guerrieri distruttori che vengono dal mare, questa è la mia traduzione e da lì non esco, come dire che è un appellativo che accomuna un po' tutti i popoli del mare o la maggioranza. Poi questo cocio, questi coci li hanno trovati a Villa Grande. Villa Grande è l'ombelico della Sardegna, sul Gennargentu, nell'altipiano che fa corona al Gennargentu. Li hanno trovati lì, insomma, è un po' difficile pensare a questi poveri filistei venuti dal mare a fare chissà che cosa, poi sparirono nel nulla. Io penso che invece erano sardi, punto e basta. E utilizzavano, badate bene, e qua c'è un grosso problema. Utilizzavano l'alfabeto fenicio, che era quello appena scoperto nel Mediterraneo, che ce l'avevano portato, secondo me, gli stessi nostri progenitori, Isgaius, Sosgaius, provenendo per i commerci dalla zona della Fenicia, ci portarono quell'invenzione che è un'invenzione di lunga data, passò dalle mani egizie, per intenderci l'alfabeto, era stato inventato già 3.000 anni prima dagli egizi, solo che loro lo scrivevano in un altro modo, ma sempre singole lettere. Poi tramite loro passò al proto-sinaitico, poi al proto-cananeo, e da lì finalmente ce lo riscopriamo nella stele di Ahiram. E oltre a quella stele, poi nella stele di Nora immediatamente dopo o contemporaneamente, e poi in decine e decine di documenti fenici o con scritte fenicie sparsi nel Mediterraneo. Per cui è chiaro che anche qui ci troviamo di fronte a un documento scritto in fenicio perché era l'unico alfabeto utile
Ma questo va capito. Prima di questo alfabeto esistevano le scritture sillabiche, che furono rapidamente abbandonate in favore di questa perché era rivoluzionaria. Però cosa succede? Che mentre le scritture sillabiche venivano gestite per ovvie ragioni dagli scribi e dai sacerdoti in generale, cioè i colti dell'epoca, che erano pochi, l'1% della popolazione, gli altri erano analfabeti, invece questo alfabeto che poteva, col quale si poteva esprimere le singole lettere delle parole di tutti i popoli del Mediterraneo, migrò rapidissimamente arrivando in Sardegna, in Etruria, a Roma, in Grecia. È chiaro che la Grecia, essendo la più vicina alla Fenicia, fu la prima a recepire questo alfabeto, ma questione magari di 10 anni prima, non di più. E arrivò anche in Sardegna. Però cosa dicevo? Che gli scribi, tenete conto che i sardi, prima dell'arrivo di questo coso, erano analfabeti, mi sembra ovvio, non avevano scrittura, finché non si scopriranno le lettere sumeriche o che so io. Però per ora noi sappiamo che erano analfabeti, perciò appena arrivò questa nuova forma di espressione del linguaggio tramite i nostri nonni, chiaramente qualcuno dovette imparare subito. Cioè si formarono le scuole locali per esprimere questo. Ecco perché noi abbiamo, esclusa la stele di Nora, che è singolarmente simile alla scrittura del re a Hiram, a Biblos, e per il resto abbiamo una serie di documenti fenici e poi a maggior ragione documenti punici, cioè cartaginesi, che fra di loro, insomma, che contengono un alfabeto un po' strano, un po' contorto, un po' hanno lettere che possono essere una B, una P, una R, cioè bisogna saperli interpretare, non è facile. Perché tutto questo? Perché mentre gli alfabeti antichi precedenti venivano trasmessi con delle matrici vere e proprie, evidentemente traforate proprio sul legno buono, e gli scribi se lo portavano appresso e lo trasmettevano nelle loro scuole, e così successe per i caratteri, per esempio, egizi. I caratteri egizi per 3-4 mila anni sono stati sempre identici, ma identici in ogni senso. Voi andate a vedere qualunque museo, qualunque, e troverete quel carattere che indica la tale parola o la tale lettera, ed è sempre scritta nel solito modo, con una perfezione calligrafica incredibile. Perché? Perché è intuitivo, nessuno me l'ha detto, ma è intuitivo. Evidentemente gli scribi dell'epoca, che erano pochissimi e gelosissimi di ciò che scrivevano, se ne andavano in giro con delle matrici ben disegnate, ben traforate, se erano di legno. Ecco, invece con questo alfabeto non fu più possibile, perché gli alfabeti, le scritture precedenti appartenevano agli imperi, l'impero egizio, l'impero sumerico all'inizio, l'impero assiro, babilonese, agli imperi che utilizzavano la scrittura per scopi prima di tutto d'impero, gli serviva per governare meglio il loro territorio, per fare i conti, per mandare le lettere, le raccomandazioni, le condanne, eccetera, eccetera. Invece gli altri popoli del Mediterraneo, che erano fra l'altro molto minori, molto piccoli come numero, non avevano bisogno di scrittura, per cui si trovarono di fronte a questa rivoluzione repentina che dovettero padroneggiare. Ecco perché chiaramente non fu più un padroneggiare da parte del clero o dello scriba, che non esisteva. Fu un evento popolare quello della trasmissione della scrittura, e come succedeva spesso, trasmettendo di persona in persona, si sbagliavano anche le lettere, si utilizzavano certe lettere, non si ricordavano più. Ecco perché per certe lettere dell'alfabeto abbiamo addirittura in punico, persino nel punico ma anche in fenicio, addirittura 4 versioni. Questo cosa significa? Significa una cosa importantissima, che qua noi, poi ve lo spiego, ci troviamo di fronte a lettere dell'alfabeto fenicio, ma non sempre
troviamo qualche lettera che le cose sono due: o lo scriba non riusciva più a ricordare quale fosse la lettera originaria, per cui non abbiamo più il riferimento di quello che lui ha scritto, perché il riferimento della lettera che lui ha scritto è palese, palmare, che appartenga ad altri alfabeti. Nel mentre, non ho detto una cosa, gli alfabeti si moltiplicarono, perciò ogni popolo cercò di inventare il suo, sempre per la stessa ragione. Non avendo più i referenti di base, ognuno modellava il suo in un preciso modo. Perciò abbiamo l'alfabeto lidio, l'alfabeto cretese, l'alfabeto cipriota e così via. E qui ci ritroviamo stranamente alcune lettere che poi vi indicherò, che non sono fenice, ma o cretese o cipriote. E questo per dire, vuol dire che se lo erano, vuol dire che in Sardegna avevamo anche commercianti ciprioti e cretesi che arrivarono fino al Gennargentu. Questo sia chiaro. Io l'ho tradotto, sono il primo al mondo ad averlo tradotto, perché Garbinin non c'è riuscito. E ve lo traduco. C'è un'altra persona che ha tentato prima di me di tradurlo, però non c'è riuscito. Dicevo che l'ha tradotto con la cabala. Non è riuscito questo buon signore nemmeno a scovare il proprio cognome che si trova dentro questo testo. Non è riuscito perché traduceva con la cabala. Qua c'è scritto Sanna. Sanna, che significa olio extravergine d'oliva. Loro dicevano anticamente Shanna, è parola accadica, fenicia, un po' tutti la usavano. Shanna, famosissima perché fra l'altro il re Salomone ripagò a Hiram, che l'aveva aiutato a fare il tempio, lo ripagò dandogli un sacco di tonnellate d'olio d'oliva. E Shanna, Shi, là non c'è come le lettere, le vocali non ci sono. Shim, N. Shimn è scritto, che io poi guardando tutti i dizionari ci sono le parole shamnu, shamnu in accarico, significa olio, olio extravergine d'oliva, è la stessa cosa. Olio. Allora, questa, andiamo avanti, guardate che io ho tradotto tutto, però c'è un'enorme difficoltà. Tenete conto che, però questa difficoltà aiuta a capire che questo testo è sardo, è soltanto sardo. Io nei miei studi, in tutti i miei libri, ho spiegato che la lingua sarda deriva, è una lingua sumerica, cioè era una lingua che veniva parlata in tutto il Mediterraneo, perciò non solo dai sumeri che noi conosciamo, ma anche dai sardi. Infatti le più antiche parole della Sardegna sono tutte di origine sumerica, però sono anche accadiche, c'è poi una sovrapposizione millenaria. Perché sostengo che questo è stato scritto da sardi? È stato graffito sulla brocca, prima la brocca è stata creata, poi cotta, poi alla fine, dopo che era cotta, pronta per l'uso, fu graffita. Evidentemente fu graffita all'ultimo momento perché c'era interesse di spiegare cosa conteneva. Olio extravergine d'oliva e poi cupo. Allora spiego letteralmente, la traduzione è questa: vaso di olio buono per i riti di culto, vaso di olio buono per i riti di culto, il resto è più facile da tradurre. Ban, e si legge ban, che significa buono, banu in accadico significa buono. E ce l'abbiamo anche nella parola sarda bonu, eccetera, no? Che poi ci abbiamo messo la O, però inizialmente era banu. Sacum, se, guardate il pugnaletto sardo, sa cu, questa è una Q livia, però non è felice. Sacum, che significa riti di culto. Poi continua, zeta a za, questo, e questo è scritto in fenicio, za. Questo, sh, questo è sempre in fenicio, sharru, sempre in fenicio, sharru, principe. Per principe anticamente si intendeva il dio Eshmun, che era un modo per indicare l'epifania del dio unico come guaritore.
Eshmun era il dio guaritore dei Fenici e non solo, anche dei Cartaginesi, eccetera. Cioè, che significa? Che questo era, questa brocca con l'olio che conteneva era dedicata al principe Eshmun, al dio Eshmun. Evidentemente era per i culti, sapete che il dio Eshmun è registrato dagli archeologi in Sardegna in un sacco di luoghi, per cui evidentemente l'olio contenuto in quella brocca è un po' come l'olio santo di oggi, no? Oppure come l'acqua santa, no, l'olio della Pasqua è sempre olio santo, no? L'olio santo è un olio speciale che viene utilizzato in certi casi, messo in certe botti, in certe bottiglie, eccetera, ecco, uguale.